Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale del JTF Clan, qua è JTF Termi che vi parla. Oggi ragazzi, in gameplay che state vedendo di sottofondo, si tratta di un Juggernaut realizzato dal nostro JTF Zombie in all'incirca 3 minuti e 40 con un'arma Erad in modalità Dominio Core. La mappa, se non sbaglio, era Retaliation. Quindi ragazzi, se volete vedere appunto questa nuke di Hipfire anche sul canale, cioè questo Juggernaut, scusate, in Hipfire, anche sul canale del nostro zombie, anche clip e altri gameplay insani, vi invito già da subito a passare. Se invece volete vedere qualche video un po' più intrattenitivo, intrattenente, decidete voi, sul mio canale personale appunto ci sono video del genere, quindi se volete passare un po' più il tempo con la mente più libera, ecco, passate anche da me, qua sotto in descrizione ovviamente. E niente, se volete sapere anche maggiori informazioni riguardanti classe o gameplay, mi raccomando non abbiate timore a scrivere qua sotto nei commenti, perché soprattutto in questo periodo i consigli appunto su come si gioca a, tra virgolette, Infinite Warfare o comunque su setup che riguardano classi e perks sono veramente utili. Infatti anche io ogni tanto chiedo aiuto ai membri del mio clan per trovare un setup con cui riesco a giocare meglio e con cui mi trovo meglio appunto in Infinite Warfare. Oggi avrei voluto parlarvi di un argomento un po' più elaborato, però la durata del gameplay non me lo permette. Quindi, come ho già fatto per Call of Duty 4, adesso vorrei darvi le mie opinioni e vorrei analizzare appunto questo titolo, che appunto si tratta di Infinite Warfare. Allora direi di non perdere tempo e di iniziare subito. Per quanto riguarda le mappe ragazzi, sono tutte uguali e molto piccole. Hanno un centro strettissimo e due lati su cui si svolge la maggior parte del gioco. Infatti molte persone per questo si lamentano. Perché? Perché questa appunto struttura della mappa facilita le morti da dietro. Questo perché? Perché le persone, convinte che il fulcro del gioco sia al centro della mappa, mirano appunto a quest'ultimo. E quindi gli avversari sono più facilitati nel giro e appunto uccidere i nemici di dietro. Spero di essermi spiegato bene. Quindi devo dire che nelle mappe è un grande meno, perché una struttura del genere appunto non è non è molto bella, ecco, se vogliamo dirla proprio in termini semplici. Almeno a me non piace per niente morire sempre da dietro. Per quanto riguarda le armi ragazzi, troviamo dei grossi squilibri soprattutto nei fucili d'assalto, dove troviamo l'NV4 e il Volk che spiccano tra gli altri, nonostante appunto siano comunque abbastanza equilibrati gli altri, tranne appunto le armi che ho appena citato, che sicuramente surclassano le loro avversarie della categoria. Per quanto riguarda le mitragliette direi che sono più o meno tutti uguali, tranne l'Erad che nonostante la patch che ha subito nella beta è veramente ancora fortissima. Infatti Zombie ha realizzato il Juggernaut proprio con quest'arma. Mentre per quanto riguarda le armi classiche, sono molto felice che le abbiano rimesse, però l'armi come il MacTav 45, che è il remake del UMP45 del nostro caro Modern Warfare 2, che Trump ha promesso che rimasterizzerà ragazzi, quindi attendiamo il prossimo anno. Vabbè, bando alle ciance, comunque questo MacTav è veramente potentissimo, infatti non ha praticamente rinculo dai gameplay che ho potuto vedere anche dai membri del nostro clan, quindi boh, non lo so. Per ora comunque questo gioco gli do un 5,5-6. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate appunto di questo gioco qua sotto nei commenti. Vi rinnovo l'invito da passare da me, Zombie, guardatemi è tutto, ci si becca al prossimo video. Bella! Non ti piace il GTF? Figa. Ti ammazzati. Figa, sparati. Quando arrivo devi farmi passare.